Ed eccoci qui ragazzi, come sempre benvenuti da Vinata, questo è il quarto episodio dell'Ombra di Mordor, il Signore della Caccia, e quindi oggi andremo a combattere come prima cosa contro un altro dei cinque capitani lì in alto. Quindi Uruk salta in aria, insegue Ciri con Uruk per adescare Ashgham contrabbandiere. Vediamo un po'. Rintraccia i suoi corrieri e distruggili insieme al loro carico. Ok, quindi vediamo un po' di rincorrerli. Dov'è che stanno? Di dietro. Corri, 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 corri. Vediamo un po'. Ah, è andato dietro l'albero. Preso. Dov'è il terzo? No. Se i corrieri consegneranno la polvere esplosiva, provocheranno caos a non finire. Ok, quindi tre sono andati. Dove sono gli altri tre? Dall'altra parte, corri, 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 corri. Eccoli qui. È un po' di correre. Che diavolo sono? Aia, fin dalla concentrazione. No. Preso. La polvere esplosiva distruggerebbe okay. Persino le mura di Minas Ithil. Stanno finendo un po' le frecce, ne ho altre 4-5. Corriamo. Forza ragazzo. Ah, eccoli di faccia. E continuano a piedi quelli. Ok, quanti ne sono morti? Che è successo? Ah, è arrivato, ok. Anche lui su un bel carga. Vediamo un po', sarà sicuramente. Esatto. Le mie consegne arrivano sempre all'oscuro signore. E quella di oggi è la tua. Risarcionato, bella. Il carga vanno via, meglio così. Guida per me. Nulla più si frappone fra noi, non è vero? No, solo porta lingua che c'hai. Allora ti farò a pezzi e li consegnerò ai quattro angoli di Mordor. Va bene. Guarda il Caragor fiero. Anzi, il Caraga. Ok. Vediamo se riesco a dominarne qualcuno di questi signori. Non puoi batterti. Niente. Quasi finita l'energia. Il regno degli uomini si spegnerà in una vampa accecante. Ok. Oh, oh, oh. Niente, non me li fa dominare più, non c'è nulla da fare. Ciao. Eppure non gli ho fatto colpi di grazia, ma ho provato proprio a dominarlo. Vabbè, quindi Ashgham contrabbandiere è andato. Quindi eccoci qua, stiamo andando ad attivare la missione. Andiamo. Quindi ci accede il matriarca e torni a preoccupare per l'equipaggio naturale. Ora ha dichiarato guerra ai ghoul. Vediamo un po'. Maledetti comandanti, quante morti e distruzioni hanno causato. Dannati mangiacarogne fuori controllo. Abbiamo orde su orde di sporchi ghoul. Sporchi ghoul. Credevo che tutte le creature di Mordor fossero maestose a modo loro. Maestosi i ghoul? Non aggiungere una parola, capitano. Sono un'aberrazione. Piccole, luride creature rintanate sottoterra con quegli occhietti luccicanti, sempre lì a rosicchiare, mordere, graffiare. Eppure avrei giurato che ti saresti trovato a meraviglia con quelle piccole creature. Mi stai paragonando a un ghoul. Sono lieto che questa epidemia di rosicchia caviglie ti faccia ridere. Il loro numero è ormai fuori controllo. Travolgeranno tutta Nurn. Su questo hai ragione. Allora come possiamo frenare l'epidemia? C'è un solo modo. Dobbiamo snidare le loro luride regine dai nidi e ucciderle. Un branco di ghoul senza una matriarca è come un pasto senza birra. Del tutto inutile.
Sono d'accordo. Ora puoi colpire un mucchio di terra per attirare allo scoperto un branco di ghoul. Bello! Questo li farà uscire all'aperto anche durante il giorno e talvolta stanerà una matrice. Ok. Quindi sono questi i mucchi. Quindi si attiva tipo qualcosa. Eccoli qua, gli amici. Con il sole alto nel cielo. È terribile. Ma deficiente. Cacciatore, cacciatore, non sa che si possono attirare. Chi è che mi spara? Non c'era alcuna matriarca. Sì, non stavolta. No. Ma continua a tormentarli. Le matriarche arrivano. Nessun altro ha visto quel prigioniero fuggire. Andiamo a caccia. Ah, eccolo. Ok, quindi seconda ondata. Vediamo un po' che esce. Ah, eccola una matriarca. Grande. Andata. Ciao amica. Ok, forza, forza, forza. Ce ne sono più? Ce n'è uno? Ce ne sono un paio? E dai. Vabbè, fattene, va. Che schifo. Meno male che non mi sono bruciato. Un colpo del senza morte ed è saltato tutto in aria. Sembrava che avessero buttato un Garagor. Ok, adesso ti sei bruciato. Dov'è che è? Ho visto un attimo il pallino giallo e poi sparisce. Dove andiamo? Dove sta? Il ramo angolato di un dietro? Comandante. Eccolo qua. Non ci riuscirò. Ma almeno vedremo un bel combattimento. Dove sono? Forza ragazzi, uscite. Dov'è che sono? Eccolo. Schifoso ghoul. Schifoso ghoul, attacchi me. Meno male che ho la runa contro il veleno. Niente, sarebbe stato un attimino più difficile. Niente, niente matriarca in quest'altra tana. Morto pure lui. Hai sentito anche tu? Ce n'è un altro qua sotto. Ah, eccola la matriarca. Ciao amica. Bene. Quindi questa lì che si diverte. Ok, dietro di noi. Dietro di noi c'è un altro cerchio verde. Basta. Qui si diverte Tori, bravo Tori. C'è qualcuno che uccide gli Uruk. Oh, boom. Babbo Natale sarà. Tempo. Se le feste. Ok, qui ci dovrebbe essere un altro obiettivo. Eccolo qua. A posto. Dai, scoppia. Eccolo qua la matriarca, è venuto subito subito. Bagliori doventi. Un obiettivo così. Terza matriarca andata. È brutta. Ricoperto di rottura dura. Ora so perché Torbin si tiene lontano. Sono morti tutti? Sì. Poi? Mi devo fare più? Ah, devo un po' ripulirla tutta, non ne voglio sapere. Ah, incontro Torvi, incontro Torvi. Dov'è che sarà Torvi? Eccolo lì. Fiero. Si mimetizzava. Ho
Buone notizie, Talion! Non hai raggiunto il mio record di ghoul uccisi in un pomeriggio? Ah! Per una volta io non sono stato all'altezza. Questa te la concedo, Ramingo. Ma uccidere il prossimo comandante sarà una bella impresa perché... cavalca un Graug. Dovrà inondare la sua guarnigione di ghoul per mettere i nostri nemici l'uno contro l'altro. Ehi! Eccolo qua. Tira un'orda di ghoul all'interno della roccaforte per seminare il caos. Bene, io direi proprio di andare a fare lui come prossimo, però magari prima gli togliamo le guardie, come sempre. Ok, quindi ci andiamo a fare un'altra missione e poi magari nel frattempo se troviamo un verme prendiamo informazioni sulle guardie. Ok. Allora, aggressione ingiustificata, le squadre di sterminio del macellaio massacrano indiscriminatamente le bestie nell'ande selvaggia. Scopri come conquistare un nuovo alleato nella lotta contro questa minaccia. Con quei ghoul. Saranno una preda facile. Andiamo. Uccidiamo la sua bestia. Forza, ragazzi. Mudate le lame, assassini. La vostra violenza selvaggia finisce oggi. Non è la nostra prima, cazzo. Pare che ci servirà un po' d'aiuto. È ora di mettere in pratica il tuo piano, capitano. Bene, colpisco l'esca per Krauk appesa per chiamare un Krauk correndo. Ah, eccolo! Vediamo se riesco a assorbirlo. Colpo andato. Secondo pure, vai, corri. Preso. RB, posto, iniziamo di nuovo. Preso. Ok, dominato. Vai, vomita. Quindi ho preso i 10 urup in un colpo solo, almeno me ne sono accorto, probabilmente erano tanti lì. Ah no, io lo posso prosciugare, ma che è successo? Sei inceppato qui nel muro? Ok, quindi questo vomita e mangia, non fa altro. Ok, madonna, guardi, ce ne sono ancora. Andiamo a vomitare qui. Sembra giusto. Vediamo col getto se riesco a fare una cosa un po' più mirata. Che bellezza. Mangia. Sì, recupera un po' di energia. Mangia. A posto. Il macellaio avrà anche perso le sue squadre di ricerca, ma finché rimane rintanato nella sua roccaforte, addestrerà altri assassini come quelli. Mostragli che non sarà mai al sicuro con un Graug correndo alla porta. Benissimo, quindi è uscito un altro macellaio di bestie, probabilmente con lui devo usare i Graug, con l'altro devo usare i Ghoul. Bene, mi piace questa cosa, intrecciano le varie missioni principali e l'uccisione dei 5 comandanti. Bella, bella cosa. Quindi io direi che l'episodio può finire qui, grazie ragazzi come sempre dell'attenzione, lasciatemi i vostri commenti, mi piace, non mi piace e non dimenticate di sottoscrivervi, ci vediamo al prossimo episodio.